Se lo avete provato già lo sapete, T-Max è il maxi scooter più venduto semplicemente perché è il più bello da guidare ed ora fa un gran passo avanti. Il motore bicilindrico portato a 5,30 è ancora più elastico, la trasmissione finale è a cinghia, il doppio forcellone è d'alluminio. Vi basta? Per la prima volta sotto i 200 kg, più aggressivo e affilato nel design, al piccolo parabrezza aerodinamico regolabile su due posizioni, doppio proiettore poli-elissoidale, nuovi retrovisori, luci posteriori a LED e il cavalletto laterale d'alluminio forgiato. Si può scegliere fra l'allestimento sport più cattivo oppure il touring con il portapacchi d'alluminio, il baule da 50 litri in tinta, la borsa tunnel, l'attacco per il GPS. Quattro i colori: grigio metallizzato, grigio opaco, nero o bianco. Il prezzo resta quello, 10.290 euro franco concessionario. Il bicilindrico orizzontale da 530 cc, albero in testa, 4 valvole con iniezione elettronica e trasmissione automatica, a 46 cavalli e mezzo a 6.750 giri. Adesso dà il 10% di coppia in più, 1.000 giri più sotto. Pistoni, camera di combustione, profilo dell'asse a cama, aspirazione, scarico, tutto è stato rivisto e il collettore di aspirazione ora è in resina, più leggero, i corpi farfallati passano a 34 mm, frizione e rapporti finali sono stati modificati, tutto per avere ancora più accelerazione da fermo e ripresa a tutte le velocità. Naturalmente anche l'iniezione elettronica e la lubrificazione sono cambiate. E la nuova trasmissione a cinghia, in Kevlar tra l'altro, ha il vantaggio di non avere strappi, di non avere giochi, di conseguenza l'erogazione della potenza è molto lineare. La nuova trasmissione contribuisce anche a ridurre i pesi non sospesi, a centralizzare le masse, sempre per offrire a chi guida T-Max un'esperienza molto vicina a quella di una vera moto. Sotto la carenatura il telaio è d'alluminio, bellissimo, e il motore è ancorato rigidamente. Per migliorare il bilanciamento il serbatoio carburante è stato spostato verso il basso. Restano le qualità della forcella, anteriore robusta, doppia piastra, e del mono posteriore. Globalmente T-Max ha perso circa 4 kg soprattutto grazie alla nuova trasmissione a cinghia e al doppio forcellone presuffuso in due parti separate. Il forcellone incorpora un tendicatena identico a quello delle supersportive. Sono tutti elementi tecnici e di design che nel loro insieme offrono una distribuzione dei pesi più avanzata. Qui c'è la promessa di grande rigore, di stabilità, di precisione, di maneggevolezza sulle curve di ogni raggio. E l'impianto frenante è all'altezza. Il nuovo disco posteriore da 282 mm collabora con la coppia da 267 davanti con le pinze a 4 pistoncini, che fa parte della storia del T-Max. Io suggerisco senz'altro l'optional dell'ABS, che con 500 euro in più vi dà una maggiore sicurezza, netta sicurezza, soprattutto sui fondi infidi. È difficile scalzare T-Max dal suo trono, è il re del pianeta dei maxi scooter e adesso affila ancora di più le sue armi spaziali. Gli scooter possono piacervi oppure no, molti motociclisti li amano poco, sono diventati tanti in città e molti purtroppo li guidano come se fossero sotto l'attacco di una colica renale oppure braccati dalla polizia. Ma se proverete questo nuovo T-Max senza preconcetti ne sarete affascinati. Grande moto. E adesso a te e alla tua prova, perfettissimo Andrea.